LA Regina è stata trascinata nella politica francese da un rivale di estrema destra di Emmanuel Macron dopo aver condiviso una foto del monarca con in mano un fucile. Eric Zemmour, 63 anni, ha suscitato polemiche dopo aver partecipato alla Fiera delle Armi di Parigi e aver puntato un fucile scarico contro un giornalista. Ha poi detto ai giornalisti di fare marcia indietro in una mossa criticata dal ministro della cittadinanza francese, Marlène Schiappa, durante una manifestazione nella piccola città meridionale di Béziers. Zemmour ha accusato i media di essere una macchina di propaganda. Tra le polemiche che circondano il signor Zemmour, l'esperto di estrema destra ha pubblicato una foto di Sua Maestà al National Shooting Center di Beasley, nel Surrey. L'immagine, del 1993, mostra Sua Maestà che punta una pistola in sicurezza su un poligono di tiro. Il signor Zemmour ha pubblicato la foto accompagnata da un cuore d'amore. La Schiappa ha dichiarato, mirare ai giornalisti con un'arma e dire loro di fare marcia indietro. Non è divertente, è orribile. Soprattutto dopo aver detto seriamente che voleva ridurre il potere dei media. In una democrazia, la libertà di stampa non è uno scherzo e non dovrebbe mai essere minacciata. Il signor Zemmour, tuttavia, ha risposto al ministro e ha affermato che le mancava l'umorismo. Ha detto in risposta, l'umorismo è un'arma che alla Schiappa manca totalmente, non sto trattenendo nessuno. Non c'era nessun messaggio politico o minaccia. Altri hanno anche criticato il signor Zemmour per aver pubblicato l'immagine della regina sui social media. Thibaut Rouget ha detto, Elisabetta II non mira alle persone. Una delle regole fondamentali per la sicurezza con le armi da fuoco è non puntare contro nessuno anche se sei convinto che la tua arma non sia carica. Joseph Acerine ha dichiarato, la regina non stava indicando giornalisti o chiunque altro. Non puntiamo mai una pistola contro nessuno, altrimenti finiamo nel buco. Chi ha fatto il servizio militare lo sa. Sebbene il signor Zemmour non abbia dichiarato la sua posizione nelle imminenti elezioni presidenziali francesi, l'esperto franco è aumentato nei sondaggi.